E insomma, ragazzi, è andata anche questa. Di Ibra, di Zlatan, parleremo domani. Domani faremo un bel punto. Io penso che se non l'avessimo mandato via noi nel luglio del 2012, Zlatan non se ne sarebbe mai andato via. Però negli ultimi anni abbiamo recuperato qualcosa. E che qualcosa. Penso che stasera ci sia stato un passaggio di consegne. Penso che da questa sera abbiamo un nuovo leader che si chiama Rafael Leão. È un qualcosa in più di Simba, qualcosa in meno del Re Leone, ma qualcosa che si prenderà e occuperà il campo del Milan in maniera totale e devastante. Stasera volevamo vincere, l'abbiamo fatto. Mi porto dietro le lacrime della signora Elena Seger, la moglie di Zlatan. Mi porto dietro questa partecipazione un po' così da imbucati nel senso della festa, poi per carità ciascuno esprime i suoi cori, però c'è un grande campione che sta salutando, c'è una festa, insomma va bene tenere la parte della rivalità però fino a un certo punto, va bene. Imbucati poi è un termine che è stato sdoganato, è stato utilizzato per noi nelle semifinali di Champions League da un grande giornalista, quindi posso usarlo in maniera molto più modesta anch'io. Noi stasera ce lo siamo detti tutta la settimana, non volevamo vincere per il Verona, volevamo vincere per noi. Poi i danni al Verona non li abbiamo fatti, noi abbiamo fatto il no. Noi nel calcio l'avversario si rispetta facendo il tuo, noi l'abbiamo fatto, abbiamo rispettato l'avversario facendo il nostro. Il nostro abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo avuto delle occasioni, poi il gol, secondo me c'erano altri due rigori netti che non ci sono stati dati, quello su Teo nel primo tempo e quello sul colpo di testa di Leao nel secondo, ma ci è stato dato quello su Brahim Diaz, va bene. È stata la serata di Zlatan, qualche saluto l'ha fatto anche Brahim Diaz, vedremo che cosa succederà. La mozione degli affetti dello spogliatoio nei confronti di Brahim continua. È entrato bene Charles oggi. Non lo so, era entrato bene anche a Salerno, poi è andata come è andata, non so cosa dirvi, però oggi è entrato veramente bene e cattivo Charles. E la partita era vera perché il Verona giocava evidentemente una partita vera, ma anche noi abbiamo fatto il nostro, ci siamo un po' fermati nella prima metà del secondo tempo, pensavamo fosse finita, abbiamo preso il gol del pareggio, poi abbiamo abbastanza dilagato. Rafael Leão e Theo Hernandez nel secondo tempo di oggi hanno fatto uno la mezzala, Theo, e l'altro il trequartista, Leão. Chissà che sia un nuovo laboratorio di idee del circolo Pioli, del circolo intellettuale di calcio, mi veniva in mente il VSE di Firenze, Pioli è stato sia giocatore della Fiorentina che allenatore della Fiorentina. Però insomma, bando ai paragoni arditi, teniamoci questi 70 punti, li volevamo onorare la serata. Potranno ancora dirci che senza la penalizzazione la Juventus poteva superarci, ma ci dicano quello che credono, per carità. La Juventus ci avrebbe certamente superato senza penalizzazione, però io dico che noi dobbiamo. È una cosa che non riguarda noi, è una cosa che non abbiamo fatto noi, è una cosa sulla quale non abbiamo avuto nessun. Noi facciamo il nostro come società, come dirigenza, come squadra, come staff, come giocatori. E il nostro è stato fatto e siamo quarti alla fine della. La classifica alla fine è quella. Ci è stato insegnato tante volte, no? La classifica non è quella che sarebbe stata se non fosse successo, non ci fossero state. La classifica è quella che è. E quindi noi lo sappiamo bene, anche in anni passati. E quindi la classifica oggi ci vede quarti, a più o meno tutte lì dietro il Napoli. 74 la Lazio, 72 l'Inter, 70 noi. Tutte lì. Ecco, alla fine siamo riusciti a staccare abbastanza bene Atalanta e Roma. E noi, ecco, quello che io non perdonerò mai a questa stagione è la partita di Spezia. La partita di Spezia non la perdono a questa stagione. È stata una partita brutta, fantasmatica, assente, lì dovevamo vincere e con i 3 punti di Spezia poi non potevano dirci adesso, ah, ma senza la penalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io di questa stagione capisco tutte e 37 le partite, tutte le partite di campionato, le partite di Champions League, quella di Spezia no, non la mando giù. Non riesco a mandarla giù. Inizia una settimana importante. Zlatan, poi ne parleremo domani.
poi ne parleremo domani. Ci ha ridato il nostro orgoglio due volte, non soltanto nel 2020 ma anche nel 2010, poi ci ricorderemo bene. Adesso noi dobbiamo pensare a far bene l'estate. Noi ragazzi alla fine abbiamo accettato il verdetto del campo, ma non è che il verdetto del campo, non dobbiamo galleggiare sul verdetto del campo. Il fatto di aver perso 4 derby nel 2023 ci deve dare tanta, tanta, tanta rabbia sportiva. Il fatto che abbiamo preso 3 schiaffoni a Riyadh, che abbiamo perso di giustezza il derby di ritorno di campionato e che siamo usciti nell'Euroderby in semifinale non deve generare assuefazione. Non so se ci sia un gap fra noi e l'Inter. Certamente l'Inter al top in questo momento è un Inter più forte di noi. Non so se sia un gap, grande, medio o piccolo, non lo so. Se c'è, però, dobbiamo lavorare duro, tosto, cattivi per metterlo a posto, per colmarlo. L'estate deve darci quindi idee chiare, intensità, cattiveria operativa, perché questo è quello che vi aspettate voi, questo è quello che sognano i nostri tifosi. Qualcuno mi ha scritto stamattina, ecco, quando vi ho raccontato la verità su Gundogan, qualcuno di voi mi è spiaciuto perché ha scritto sì, tranquillo, lo sappiamo che certi giocatori non ce li possiamo permettere. Non è che non ce li posso, mi ha fatto male questo commento. Perché quello che dice, ah, arriva sempre il pompiere, io ti dico la verità, poi se preferisci crogiolarti nelle sciocchezze, fai pure. Gundogan è stato usato giusto per far arrabbiare i tifosi del Milan felici per il colpo Leao, perché Leao è un colpo, ragazzi, il rinnovo di Leao è un colpo, non ci dobbiamo fermare lì, mancherebbe altro, ma è un colpo, è grosso, importante. E qualcuno di voi mi ha scritto, non dovete rassegnarvi, è il calcio italiano che non si può permettere certe cose, però vedrete che di anno in anno più gli altri esagereranno, più noi invece saremo sobri, sostenibili e compatibili, alla fine avremo ragione noi. Avete visto com'è andata quest'anno in classifica alla fine? Avete visto? Voi spesso mi dicevate, ma gli altri fanno, gli altri spendono, gli altri qui, gli altri là. Noi siamo stati al nostro posto e quest'anno le cose sono andate in un certo modo. Alla lunga tutto torna, ragazzi. Noi dobbiamo fare il nostro, certo, noi non abbiamo oceani di denaro a disposizione. Tutto quello che generiamo lo investiamo. E dobbiamo investirlo bene. Nel calcio, il calcio, lo diceva ieri Stefano Pioli, il calcio è soprattutto sbagliare. Devi cercare di sbagliare il meno possibile. Il calcio non sempre azzecchi. Però, insomma, dobbiamo vivere un'estate intensa. Ciao a tutti. Domani faremo bene di Zlatan e domani iniziamo a fare il punto del dopo campionato e dell'inizio del mercato. A domani.